importante. Siamo giunti alla quarta edizione, però prima di parlare del premio io dedicherei un applauso a queste ragazze, a queste ballerine che fanno capo alla compagnia New Ballet di Giulia Ferrari. Complimenti. Grazie ragazze. Aperto questa serata, ma le sorprese sono tante, dobbiamo andare velocissimi, veramente. Un applauso all'amministrazione che ha inteso, come dire, cogliere al volo proprio questo. È venuto vicino a me una ragazza meravigliosa, una ragazza che ho visto, se può dire, insomma, crescere. Ha partecipato a Miss Italia, poi ha approdato in televisione, tantissimi eventi ha condotto, programmi televisivi anche su Mediaset, Pianeta Mare, poi anche in Rai, insomma, una ragazza stupenda, poi è un fiore di Calabria, lei è di Paola. Signori e signori, Italia Caruso! Eccola! Musica! Buonasera! Buonasera, voci di Cuscaldo! Ciao Dante! Ciao, ciao, ciao! Buona fortuna! Buonasera, voci di Cuscaldo! Allora, io sai, mi sento un po' in casa, perché io sono di Paola, come hai detto tu, quindi per me è veramente un piacere essere qui questa sera, presenziare e presentare un premio così importante. Dei riconoscimenti verranno dati e poi il titolo premio Vienna da Fuscaldo, per me è un onore, perché è dedicato alla mamma del nostro grande San Francesco di Paola, un grande taumaturgo e poi il patron di tutta la Calabria, no? Il protettore della serata. Ringraziamo gli enti patrocinanti di questo premio, l'Ordine dei giornalisti della Calabria, al quale va il vostro applauso. Presidente, saluti, perché? Lo salutiamo perché è l'Ordine. E poi anche la Regione Calabria. La Regione Calabria. Io volevo parlare di questo premio, innanzitutto come è nato proprio il premio Vienna da Fuscaldo? Sì, nel salutare ovviamente, nel porgere i saluti miei personali dell'intera amministrazione di Fuscaldo, della città, a questi illustri ospiti, a questi giornalisti di fama nazionale e internazionale. Questo premio nasce in occasione del quinto centenario della morte di San Francesco. Nel 2007 decidemmo come amministrazione di fare delle celebrazioni in modo originale, ossia guardando la figura di questo santo con gli occhi dell'amante. E allora sono uscite fuori una serie di iniziative. Tra queste iniziative la scommessa del premio giornalistico, abbiamo fatto il Festival del Cinema, il premio degli imprenditori, una serie di iniziative che vanno a rafforzare quel filo conduttore che Dante Zardi ha anticipato, ossia mettere in risalto le cose positive della Calabria. Ognuno di noi mette sempre in discussione le negatività, comunque in evidenza le negatività. Questa amministrazione, forse perché Vienna ha partorito il miglior frutto della Calabria, allora nella vocazione di questa città c'è la filosofia, il principio di mettere in risalto le cose positive. E noi, raccogliendo questo filo conduttore, stiamo cercando con i nostri piccoli mezzi di mettere in risalto le cose positive della Calabria. E qui ci sono tanti giornalisti positivi della nostra Calabria, ma personaggi illustri anche a livello nazionale. Di legge Bavaglia, ovviamente, e l'intera amministrazione a sostegno della libertà di stampa. E quindi questo premio è stato. Siamo alla quarta edizione, faccio una domanda al Presidente, siamo alla quarta edizione, no? È stato veramente difficile scegliere, soprattutto so che c'è una commissione, fra un po' poi noi ringrazieremo, saluteremo. Prego, intanto Presidente, come è andata questa edizione? Ma come è andata lo vedremo stasera, perché abbiamo iniziato, mi auguro che vada bene. Abbiamo avuto pochissimo, già si sanno. Abbiamo avuto pochissimo tempo per organizzare. Io volevo sottolineare le parole che ha detto il Sindaco. Sì. Siamo minacciati da questa libertà di stampa, la stampa deve essere assoluta, non ci può essere, la privacy non c'entra, le notizie vanno date, poi è il pubblico che sa scegliere e sa guardare. È arrivata, che va per tutti. Buonasera, allora, professoressa, venite avanti tutti.
Eccoci qua, che bella. Questa è solo una parte, professoressa. Sono 23. Ecco. Gli altri purtroppo per motivi non sono potuti essere. Vabbè, è una rappresentanza. C'è un probabile giornalista tra questi ragazzi? Uno, a dire il vero, perché noi abbiamo partecipato al progetto sul giornalismo. Infatti. E molti hanno mostrato questa bella voglia di scrivere. Questo interesse sì. Questo giornalismo. Tra l'altro in classe anche, che non è potuto venire stasera, il nipote del preside Vena, giornalista sì. Della Gazzetta del Sud. Anche lui di Fuscaldo, salutiamolo. Andiamo a dare le motivazioni. Termino la musica, perché ovviamente, scusami, in Italia un premio viene assegnato con una motivazione che adesso Italia ci espliciterà. Impegno e passione nell'apprendere e nello scoprire i segreti del mondo giornalistico. Protagonisti di un progetto fortemente voluto dalla professoressa Ornella Nesi e dalla dirigente scolastica Margherita Maletta. Premio alla terza B dell'Istituto Comprensivo Isidoro Gentili di Paola. Complimenti ragazzi, continuate così. Qualsiasi cosa voi vogliate fare nella vita, continuate a crederci. Forza! Grazie professoressa. Arrivederci. Grazie, è un onore per me ricevere. Leggere questa bella motivazione per la quale lei prende. Ringraziare la voce. Certo. Allora, premio a Maria Pia Serranò per l'impegno e per la costanza dimostrata nel settore delle pari opportunità. Complimenti. Facciamo un applauso. E tutti i dirigenti e i professionisti e i professori delle scuole e gli alunni delle scuole della mia città, di Paola. Sono stata contenta di vederli qui e premiati questa sera. Senza di loro non potremmo portare avanti i disagi della nostra regione, i disagi delle nostre città e certo. Del nostro territorio. Io li ritengo un attimo... Non ci sveglia le carte, vero? No, per carità, gli ambasciatori ecco, della comunicazione. Sono delle persone ecco, che ci danno la possibilità di comunicare, di portare avanti i problemi della nostra città. Buonasera. Prego. Ufficializziamo. Complimenti Maria Pia Serranò, riconoscimento Vienna da Fuscaldo, Tippo Gatto, buonasera, ci ritroviamo . Italia, c'ho una domanda da farti, guarda, e poi anche un'altra, quindi un po' più avanti, perché sennò i nostri fotografi hanno un po' di difficoltà e noi non vogliamo averci a che fare a fine serata. Allora. Parliamo della nuova cosenza.com. Quando è nata e come fai ad essere così aggiornato su tutto quello che succede in Calabria? No. È arrivato qualche suggerimento da giù. È nata nel 2002, è nata su un'esperienza del comune di Cosenza, dove allora curai tra i primi il primo sito che fece l'amministrazione del comune di Cosenza, ed era orientata sulla comunicazione. Il pallino di dare informazioni è la cosa che mi è rimasta, e così come mi è rimasto il far apparire quanto c'è di bello nella nostra casa. Leggere le bellissime motivazioni che ci sono per il riconoscimento a Pippo Gatto, ideatore e direttore di nuovacosenza.com, nuovo dei quotidiani online maggiormente cliccati della Calabria e di sicuro uno dei primi ad informare i lettori della rete su ciò che accade nella nostra regione. Merito di questo attivismo e dinamismo va sicuramente al giornalista Pippo Gatto, volto noto del giornalismo calabrese. Complimenti! Per questo prestigioso incarico, ruolo che adesso ricopri in qualità di caporedattore. Recente, ancora recente. Sono abituata però abituati. E abbiamo una domanda che mi esce, come dire, arriva spontanea, come avevo detto prima. Ma come è nata questa passione? Io ti conosco da tanti anni, come è nata? Cioè, famiglia, qualcuno? No, io facevo altre cose, l'insegnante, faceva la psicologa, però poi lavorava nelle private e da qui poi è nata via via la cosa, nel senso che prima il giornale, poi le piccole emittenti, poi la radio e poi ho scelto. Calabria, di cui è caporedattore, racconta una regione che non ti aspetti, quando la cronaca e l'attualità diventano notizia. Premio Vienna d'Oro, Anna Maria Terremoto.
Io volevo ringraziare il sindaco per aver pensato a me, Luciano Conte. Per favore, mi fa donna. Prego. Facciamo la consegna ufficiale.